Ciao, eccoci in un nuovo video da Bangkok. Oggi andremo al Tempio Loa Prasat. Come sempre non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere un like e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video. Grazie. Il Wat Rechanath Dharam è un tempio reale noto soprattutto come Loa Prasat o Metal Castle, una struttura davvero unica nello skyline di Bangkok. Nel 1846 il re Rama III ordinò la costruzione del Wat Rechanath Dharam Worowian, questo è il suo nome ufficiale. Nel 1846, il re Nanklao, Rama III, ordinò la costruzione del tempio. Ci sono informazioni contrastanti sul motivo della costruzione. Le informazioni in lingua inglese in mostra al Loa Prasat dicono che erano per sua nipote, ma potrebbe facilmente essere una traduzione errata. Si dice che il re stesso sia stato coinvolto nella progettazione dei piani per il tempio che imita due antiche strutture buddiste che esistevano in precedenza in India e Sri Lanka. Nel 1840, artigiani siamesi si recarono in Sri Lanka per scoprire come era stato costruito il Loa Prasat lì. Per vari motivi ci furono ritardi nella costruzione del tempio durante il regno del re Rama III. Nei decenni successivi ci furono periodi di lavoro a intermittenza sul Loa Prasat. Alla fine degli anni 40, la costruzione di un cinema in Rechadamnoen Avenue bloccò la visuale del Loa Prasat. Il cinema è stato demolito alla fine degli anni 80 e l'area intorno al tempio è stata trasformata in un'attraente piazza paesaggistica. Un padiglione di accoglienza reale è stato costruito insieme a una statua in bronzo del re Rama III. Un piccolo santuario in cima al Loa Prasat contiene una reliquia del Buddha che è stata custodita in una cerimonia presieduta da Sua Maestà il re Bhumibol Adulyadej, re Rama IX, nel 1995. Nel 2005, il Loa Prasat è stato presentato come patrimonio dell'UNESCO. Il Dipartimento di Belle Arti della Thailandia ha svolto più lavori nel 2007, ma nel 2016 le impalcature sono state rimontate per le modifiche apportate alle imponenti guglie di metallo nero in cima al Loa Prasat. Alle guglie è stata ora aggiunta una copertura color oro scintillante. Il Loa Prasat ha 37 guglie di metallo nero che simboleggiano le 37 virtù necessarie per raggiungere l'illuminazione. Il Loa Prasat è alto 36 metri e composto da tre livelli, quello inferiore ha 24 guglie, quello centrale 12 e il livello superiore ha una guglia, per un totale di 37 guglie. Al piano terra troverete un gran numero di colonne che sorreggono le torri creando un ambiente labirintico. Qui si trovano le piccole celle di meditazione per i monaci del tempio. È possibile salire le scale a chiocciola fino alla cima della struttura.
Appena sotto il santuario in cima al Loa Prasat c'è una passerella all'aperto da dove avrai una buona vista dell'area del tempio, si possono vedere sia il tempio Wat Saket che il Golden Mount. Il santuario in cima al Loa Prasat contiene le reliquie del Buddha. Il Loa Prasat è aperto tutti i giorni dalle 9 del mattino alle 17 della sera. C'è una quota di ingresso, donazione di 20 baht per gli stranieri e 10 baht per i thailandesi, gratuito per i bambini sotto i 15 anni. Questo è per i costi di manutenzione, non c'è una biglietteria ma una cassetta all'ingresso dove mettere il denaro. Siamo arrivati alla fine di questa visita al bellissimo tempio Loa Prasat, ci rivediamo in un nuovo video. Ciao!